Quando Popper era giovane e ingenuo, era marxista. Cresciuto a 17 anni, capì di non poter più credere in quelle idee. Da quel momento in poi combatté per tutta la vita contro comunismo, nazismo e ogni forma di totalitarismo. Ma cos'era accaduto a questo ragazzo per fargli cambiare idea in questa maniera? Aveva assistito ad uno scontro fra i giovani marxisti e la polizia, uno scontro in cui avevano perso la vita alcuni dei ragazzi dal lato dei marxisti, e lui si riteneva parzialmente responsabile, perché aveva sostenuto quell'idea secondo cui bisogna intensificare la lotta all'interno della società e che dunque alcune morti siano necessarie per il bene superiore del socialismo. Popper si mise a riflettere e il dubbio, enorme dubbio, che ne scaturì fu: com'è possibile che una scienza, perché i marxisti intendono il marxismo come una scienza, com'è possibile che una scienza possa predire il futuro, dirci come andranno le cose e che cosa serve per farle andare in quella direzione? Questa è un'assurdità. Dunque, come fa il marxismo a dirci che è necessario sacrificare qualcuno, oppure che è necessario intensificare la lotta? Questi sono i dubbi che Popper pone inizialmente. Dopodiché arriva la domanda finale e Popper si chiede: il fine giustifica i mezzi? Ossia, per raggiungere il mondo che desiderano i comunisti, il mondo comunista, molto diverso da quello attuale, siamo giustificati a compiere determinate azioni? A soli 17 anni, Popper si rese conto che il marxismo era dogmaticamente cieco di fronte alla verità e alla realtà. La prima critica che Popper fa al marxismo è che questo è stato falsificato così tante volte che non ha più ragione di essere considerato. I fallimenti scientifici del marxismo sono questi. 1. Il capitalismo avrebbe dovuto portare un'estrema miseria molto diffusa in tutta la popolazione. Eppure abbiamo visto negli ultimi 2 secoli che la ricchezza è aumentata esponenzialmente e la povertà è diminuita. 2. La teoria marxista ci dice che il socialismo può arrivare soltanto una volta che si è superato il capitalismo. Il capitalismo consente un certo progresso sociale, dopodiché è inevitabile che arrivi il socialismo. Peccato che il socialismo sia arrivato proprio in quei posti che il capitalismo o non l'avevano visto proprio, come la Russia, o lo avevano visto pochissimo. In altre parole, quello che Marx fa non è una predizione scientifica, ma una profezia pari a quella di uno stregone che si trova dentro un circo. Tuttavia, i marxisti sono stati capaci di mascherare questi fallimenti tirando fuori dal cilindro la magica frase: ma quello non era vero socialismo perché questo non doveva essere così, quest'altra cosa doveva essere fatta diversamente, e dunque Popper dice: il marxismo cade sempre in piedi. Qualsiasi cosa gli si faccia, si trova una spiegazione, una scappatoia. Ecco perché Popper ci dice: siccome il marxismo non è soggetto al metodo scientifico, non può essere considerato a tutti gli effetti una scienza. Un'altra grande critica è quella contro il materialismo dialettico. Con il materialismo dialettico si vuole spiegare la storia e prevedere il futuro collegando artificiosamente degli eventi che sono avvenuti nel passato e vedendoci dietro un grande piano. Questa fallacia logica è conosciuta come post hoc ergo propter hoc, ossia credere che siccome due eventi sono avvenuti uno dopo l'altro, allora siano collegati. Popper ci dice che con questo metodo si può dimostrare tutto il contrario di tutto. Basta selezionare gli eventi che si desidera e si può dimostrare tutto ciò che si vuole. Basta creare un po' di storytelling, un po' di narrazione, un po' di emotività e alla fine si ha la storia perfetta da vendere a qualcuno per fargli credere che ci sia un piano ben delineato dalla storia. I sostenitori della dialettica dicono di amare le contraddizioni. Tuttavia, se accettiamo le contraddizioni, il metodo scientifico cade su se stesso. Niente più falso, niente più vero, tutto è falso e tutto è vero. Quindi non si può più dimostrare nulla. Questo è un altro dei motivi per cui la dialettica non può avere senso quando si parla di metodo scientifico. Un'altra grande critica è quella contro il materialismo storico. Secondo Marx sono i fatti economici a generare la storia, quindi sono i fatti economici a generare i fatti storici. Tuttavia, abbiamo già potuto vedere nel corso della storia che le idee hanno un potenziale enorme e possono ribaltare il corso di una società. Ecco perché i soli fatti economici non ci dicono nulla del futuro. Marx aveva ideato un metodo col quale era possibile prevedere il futuro dell'economia e della politica. Ma questo metodo confonde le tendenze, che sono sempre temporanee, con le leggi e le profezie con la scienza. Infine, Popper sostiene che Marx, come Hegel, sia un falso profeta, un impostore che ha truffato con le belle parole milioni di persone.
L'errore più grande commesso da Marx è che le sue affermazioni sono fondate sul sentimento e non sulla ragione. Il marxismo è morto di marxismo, dice Popper, perché i seguaci di Marx hanno preso i suoi insegnamenti come dei dogmi assoluti, impedendo qualsiasi critica e qualsiasi forma di miglioramento. Quando il marxismo fa i conti con la realtà e con la storia, si scopre immediatamente che è una teoria errata e presuntuosa. Così dice il nostro filosofo austriaco.